337 metri, 2663 cabine, la nuova ammiraglia di Costa Crociere, Costa Toscana. Eccoci all'interno della Costa Toscana, per la prima volta a Palermo e per la prima volta in Sicilia. Accanto a me il direttore generale di Costa Crociere, il dottor Zanetti. Palermo e la Sicilia giocano un ruolo fondamentale nei nostri itinerari nel Mediterraneo. Questa è una nave che porta più di 6.000 passeggeri. Una città, ma una città proiettata al futuro, una smart city, ha una tecnologia che abbatte le emissioni, 100% di particolato, ad esempio 20% di CO2. Diventata famosa anche per il Festival di Sanremo, la Costa Toscana presenta diverse suite, come quella che ospitavo Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Andiamone a vedere una. La persona vede all'interno la persona che fa la doccia, insomma, la testa e i piedi. Poi il resto è coperto. Cioè, questa è la doccia con il vetro sulla camera. Molto più grande, le altre sembra di essere un po' in famiglia. Quante crociere ha fatto nella sua vita? Ne avrei fatto una sessantina. Ho abbandonato i figli a casa, ma sono grandi, ha più di 50 anni. Il suo angolo preferito di questa nave? Adesso lei non si mette a ridere. Io adoro la mia cabina con terrazza più balcone. E poi sono col mio amore, ma santo Dio, ma vero amore? Certo. 60 anni di matrimonio. Già dal nome Toscana, ma anche dal teatro Colosseo che stiamo passando in questo momento, è un chiaro riferimento all'italianità e, diciamo, alle nostre eccellenze. Sì, questa nave è un concentrato delle eccellenze italiane, un concentrato del saper fare, della bellezza italiana. Prossima nave Costa Sicilia. Prossima nave, lavoriamo anche verso quell'obiettivo.